Quella del 10 aprile 2018 è stata senz'altro una delle notti più magiche della storia del calcio. Ha fatto godere un po' tutti, non soltanto i tifosi della Roma, ma praticamente tutto il nostro paese. È stato pieno di juventini, napoletani, milanisti, interisti che si sono rivisti in quella notte lì. Si sono rispecchiati in una rimonta epica. E infatti vi invito a commentare qui sotto raccontandomi una vostra emozione, un ricordo che vi lega a quella notte lì, a quel Roma-Barcellona. Ma andiamo per ordine, perché la cavalcata di quella squadra guidata da Eusebio Di Francesco non si limita a quella notte lì e non comincia nemmeno qualche mese prima, ovvero a settembre. Comincia il 28 maggio 2017, il giorno in cui Francesco Totti ha giocato la sua ultima partita con la maglia giallorossa. Cerca Fazio, la giusta, Fazio per Dzeko, dentro Dzeko! Onestamente mi è sempre piaciuto pensare che una delle ragioni, almeno una delle ragioni per le quali poi la Roma fece quell'exploit nella Champions 2017-2018 fu proprio il modo in cui si qualificò a quell'edizione. E quindi il gol di Perotti all'ultimo minuto di quel Roma-Genoa, di quel pomeriggio molto particolare che resterà comunque per sempre nella memoria di ogni tifoso giallorosso, almeno giallorosso anche lì. La Roma vince 3-2 con il Genoa, tiene il vantaggio sul Napoli e si qualifica per la fase a gironi della Champions 2017-2018. Una fase a gironi che però ricorderete un po' tutti, prima di cominciare dava già fuori la squadra di Francesco. Atletico Madrid, Chelsea e Karabag erano queste tre le avversarie della Roma per la fase a gironi ed effettivamente si trattava di tre mostri sacri. Facciamo due, effettivamente, perché il Karabag mostro sacro non era. Però anche nella quarta fascia, no? Era capitato un avversario non proprio comodissimo, se non altro per la lunghissima trasferta che la Roma avrebbe dovuto fare per andare a giocare a Baku. Inoltre, prima di iniziare il girone, era sì arrivata una vittoria contro l'Atalanta all'esordio, grazie a un gol di un nuovo arrivo, Aleksandar Kolarov su punizione, ma era poi arrivata una clamorosa sconfitta, almeno per quanto mi riguarda, in casa contro l'Inter, proprio di Luciano Spalletti. La terza giornata nemmeno si giocò, visto che Sampdoria-Roma fu rinviata a causa di un acquazzone. Non di certo il modo migliore per presentarsi alla gara d'esordio di quel girone C. Roma contro Atletico Madrid, 12 settembre 2017. Partita che finirà 0-0 con la Roma che, se non ricordo male, fece più o meno un tiro in porta. Però ci fu un piccolo particolare quella sera: Alisson. E fu una vera e propria scoperta, perché fino a quel momento lì è innegabile, si pensava ancora a Szczęsny, mentre da quel momento Alisson cominciò a far vedere delle doti clamorose, fece parate pazzesche, e la Roma riuscì a portarsi a casa un punto, comunque non subendo gol, uno 0-0 importante contro una squadra che nelle precedenti tre edizioni era arrivata in finale ben due volte. Quindi un punto per parte con il Chelsea, che nel frattempo aveva battuto 6-0 a Stamford Bridge il Karabag. Karabag che alla seconda giornata ospiterà proprio la Roma in quel di Baku o Baku. Partita che ricordo volentieri perché la Roma vinse 2-1, gol di Manolas e Dzeko nel primo tempo, eppure i giallorossi vennero sommersi dalle polemiche e dalle critiche perché ci si aspettava un sonoro 4-0 sul campo di una squadra impronunciabile, imbarazzante, insomma, se ne dissero di tutti i colori. Eppure quel Karabag tanto scarso non era, o quantomeno non andava sottovalutato. Chiedetelo all'Atletico Madrid, che regalò due punti nella giornata successiva. E guarda un po', la giornata successiva fu anche la prima grande notte europea di quella stagione. La Roma va a Londra, a Stamford Bridge, ospitata dal Chelsea di Antonio Conte, che nel giro di mezz'ora va avanti di due gol. Però poi succede qualcosa, una fiammata, un guizzo d'esperienza, e l'esperienza ce la mise Kolarov, che segnò un bellissimo gol con il sinistro, un tiro anche leggermente deviato, che riaprì la partita. Fine primo tempo e siamo 2-1 per il Chelsea. Si torna in campo, la Roma continua a premere sull'acceleratore e circa all'ora di gioco Fazio lanciò un pallone millimetrico al bacio per Edin Dzeko, che non aveva mai segnato al Chelsea, ma quella sera deciderà di farlo per la prima volta con un gol capolavoro. Palla verticale a cercare Dzeko, Dzeko, Dzeko! Dzeko! Dzeko!
il primo gol al Chelsea è un capolavoro! Da quel momento la Roma inizia a crederci. Qualche minuto dopo segnerà anche il gol del clamoroso 2-3, completando una incredibile rimonta che però poi venne troncata a metà, perché dopo il 3-2 appunto di Dzeko, che segnò la doppietta, ci fu il gol di Hazard, quello del 3-3, che lasciò paradossalmente delusa la Roma a fine partita, perché c'era proprio la percezione che si potesse vincere. E quindi in quella notte, che io reputo fondamentale, qualcosa forse cambiò, scattò nella testa dei giocatori. Sicuramente lo abbiamo visto al ritorno, 10 giorni dopo, il 31 ottobre, la notte delle streghe, la notte di Halloween, no? All'Olimpico finisce 3-0. Subito al Sharawi, il faraone, secondo gol consecutivo, anzi, secondo gol pazzesco consecutivo. Adesso Perotti può puntare ancora, è l'uno contro uno, Perotti, fino in fondo, Perotti! 3-0 Roma, che giocata! Al termine di questa quarta giornata del girone, la Roma è prima. È sopra il Chelsea ed è sopra l'Atletico Madrid, che sta rischiando tantissimo perché nelle due sfide con il Karabakh non aveva fatto bene. E quindi c'è Atletico-Roma, la quinta giornata. Una partita che, se non persa, avrebbe permesso ai giallorossi di strappare il pass per gli ottavi anche con un turno d'anticipo. E vi ricordo, all'interno di un girone in cui veniva data per spacciata ad agosto. Però poi si va in campo. E si va in campo anche quella sera al Wanda Metropolitano. La Roma non parte male, me la ricordo quella partita lì, chiaramente sempre commentata con Roma Crew. Primo tempo all'interno del quale ci sono tante occasioni, Nainggolan, Gerson, insomma è una Roma completamente diversa rispetto a quella vista all'Olimpico nella gara d'esordio. Una Roma molto più matura, non ancora troppo matura, perché poi nel secondo tempo qualcosina concede. Arriva prima un gol clamoroso da parte di Griezmann con un cross dalla linea di fondo in sforbiciata di Correa e poi la rovesciata che tutti ricordate, uno dei gol più belli di quell'edizione della Champions da parte del francese. La Roma che non reagisce troppo bene e nel finale prende anche il 2-0. Finisce così, l'Atletico ha fatto il suo dovere perché vincendo è tornata in corsa per il passaggio del turno, ma c'è un piccolo particolare. A 90 minuti dal termine del girone la Roma ha già vinto tecnicamente, perché si è messa nella condizione di avere il destino nelle proprie mani. Alla Roma basta vincere contro il Karabakh per passare il girone. E poi il risultato di Chelsea-Atletico Madrid potrà influire su primo o secondo posto, ma intanto si pensa al Karabakh. Prima di questa partita la memoria ovviamente torna a qualche mese prima, a quel Roma-Genoa, a quel 28 maggio 2017. La Roma aveva vinto quella partita, se ricordate, con il gol nel finale di Diego Perotti. La gara contro il Karabakh non va troppo diversamente. Non finisce 3-2, anzi, i gol stentano ad arrivare. Nel primo tempo la Roma è molto attendista, ha quasi paura di quello che sta realizzando, del bel girone che ha fatto. C'è tanta tensione, che viene però smorzata all'inizio della ripresa. Segna lui, segna il monito, il gol dell'1-0 che fa esplodere noi al commento di Roma Crew e soprattutto lo Stadio Olimpico. È un gol che terrà fino al 90° inoltrato, fino al triplice fischio del direttore di gara. È finita, la Roma ha vinto e adesso qualche minuto di tensione assoluta, perché bisogna vedere cosa succede a Londra tra Chelsea e Atletico Madrid. L'Atletico di Simeone è duro a morire, al 56esimo va in vantaggio con il gol di Saúl. Poi però i colchoneros il gol se lo segnano da soli. Savic per un'autorete che gli costerà cara e che costerà carissima al club di Simeone. Finisce 1-1 e la classifica finale recita Roma 11, a pari punti con il Chelsea che però è messo peggio per differenza reti e per scontri diretti. E poi c'è l'Atletico, terzo clamorosamente in un girone che in molti pensavano avrebbe dovuto vincere. Per carità, l'Atletico Madrid poi vincerà l'Europa League e sarà comunque stata una stagione positiva, però all'epoca vi posso assicurare che fu abbastanza clamoroso e fu soprattutto un orgoglio per la Roma aver vinto quel girone lì. Il sorteggio andò bene, dai, bisogna essere sinceri, perché lo Shakhtar dell'allora tecnico Paulo Fonseca, che oggi siede proprio sulla panchina della Roma, era una squadra sicuramente insidiosa, però è pur vero che la Roma evitò squadre come il Bayern Monaco e il Real Madrid, che clamorosamente arrivarono seconde nel loro girone. Andata, e questo fu un vantaggio, che si giocherà da loro in trasferta e ritorno in casa. Fu poi determinante per i giallorossi, perché la possibilità di giocare in ritorno
ritorno in casa, come poi fu effettivamente in tutte le sfide, ti mette in condizione di poter aggiustare il risultato maturato all'andata e comunque lottare a prescindere davanti al tuo pubblico nella sfida decisiva. Partiamo da quell'ottavo di finale, ma prima chiaramente contestualizziamo il tutto, perché la Roma che affrontò il Karabag arrivava a quella partita in modo nettamente migliore rispetto a quella che poi arrivò a Kharkiv contro lo Shakhtar. Quella contro il Karabag era una squadra che veniva da un periodo eccellente, c'era stata da poco la vittoria nel derby, c'era un quasi saldo terzo posto in classifica. Poi però, come spesso accade negli ultimi anni, tra Natale e gennaio ci fu un periodo down totale in cui venne addirittura messo in discussione Eusebio Di Francesco. Ci fu una ripresa proprio a ridosso del ritorno in Champions, una ripresa caratterizzata dalla scoperta di un giocatore che nei primi sei mesi si era visto pochissimo, Turco, arrivato in estate, Cengiz Under, che segnò a Verona in una gara decisiva il suo primo gol in maglia giallorossa, segnò proprio il gol poi che decise quella partita che finì 0-1. Replicò contro il Benevento qualche giorno dopo all'Olimpico, segnando addirittura una doppietta, e segnò anche a Udine contro i friulani in una gara che la Roma vincerà 2-0. Insomma, tre vittorie consecutive e poi si vola per Kharkiv. È il momento di tornare in Champions, di riascoltare quella musichetta che ci aveva fatto sognare nella prima parte di stagione e che deve permetterci di continuare a sognare. Parliamoci chiaramente, la Roma non supera gli ottavi di Champions da 10 stagioni. L'ultima volta successe nel 2007-2008, ci fu l'eliminazione ai danni del Real Madrid e poi si venne eliminati dal Manchester United ai quarti, tanto per cambiare, che mai una gioia. Shakhtar Donetsk, Roma iniziò benissimo perché nel primo tempo ancora Under segnò il gol del momentaneo vantaggio, un gol che fece esplodere il settore ospiti della Roma e soprattutto il ristorante dove commentavamo la partita con Roma Crew. Servito Dzeko con Under largo, visto bello, il pallone per Under, Quel gol però purtroppo fu una mera illusione, perché poi nella ripresa lo Shakhtar rimonterà l'iniziale vantaggio della Roma, pareggiando praticamente subito e segnando poi con Fred su calcio di punizione un gol bellissimo che appunto completerà quella rimonta. C'è un episodio chiave però in quella partita, episodio che appunto avviene sul 2-1 quando Alisson aveva già preso di tutto e stava salvando come poteva. In quell'occasione non ci arrivò nemmeno Alisson, ci arrivò il piede di Bruno Perez sulla linea. Salvò un gol che a parte si rivelò di vitale importanza poi per quell'edizione della Champions, ma soprattutto gli permette ad oggi di essere comunque un mini idolo all'interno di una piazza in cui non ha fatto benissimo in carriera. E insomma, all'andata finisce 2-1 per la squadra di Fonseca. È tutto aperto però, c'è un ritorno da giocare in un Olimpico che regalerà emozioni, ci sarà un'atmosfera, come poi ha confessato Fonseca non appena arrivato a Roma, difficile proprio per qualsiasi tipo di avversario, un'atmosfera magica. Bisogna essere onesti, se sugli spalti lo spettacolo c'era e come, in campo la Roma non fece bene. Non fece per niente bene, soprattutto nel primo tempo, quando non solo rischiò più volte di prendere gol dagli avversari, ma sembrava non cercarlo nemmeno questo gol del vantaggio. Poi, a inizio ripresa, proprio il momento in cui si cominciava ad innervosirsi un po', sia sugli spalti sia al commento, Strootman si inventò un pallone geniale di prima intenzione in verticale ed in Dzeko scatta sulla linea del fuorigioco, si presenta tu per tu con Piatov e riesce con la punta a toccare in porta il gol dell'1-0. Noi esplodiamo, esplode l'Olimpico, esplode Edin. Quarti di finale, 10 anni dopo l'ultima volta, io ho ancora i brividi ripensando a quei giorni, perché più che altro faccio fatica a spiegarvi quali sensazioni provavo, però voglio provarci lo stesso. Per farvela breve, da un certo punto di vista c'era un po' di razionalità. La Roma non poteva mai vincere la Champions, non era la squadra più forte, non era stata costruita per ambire ad un trofeo del genere, e non si immaginava nemmeno una cosa del genere. Ma al tempo stesso, per come aveva affrontato tutti gli avversari che gli erano capitati di fronte,
c'era anche la percezione che se la potesse giocare con chiunque. Ormai siamo qui, proviamoci, dove arriviamo arriviamo, sappiamo di essere la sorpresa, però sappiamo anche che potrebbe davvero diventare una stagione storica. Questo io lo pensai un po' meno, però, devo essere sincero, dopo il sorteggio dei quarti di finale. Esperienza personale, ero a scuola, facevo il quinto tra l'altro l'anno della maturità. Alle 12, ricordo, eravamo in classe durante l'ora di scienze, chiaramente la prof voleva spiegare. Io e un mio compagno di classe, un mio carissimo amico tra l'altro che saluto, Simone, all'ultimo banco con la scusa di una ricerca, di qualche appunto sulle computer, in realtà avevamo la pagina aperta dei sorteggi con SkyGo. Non ci fu nemmeno il tempo di sperare in un sorteggio migliore, perché ricordo la prima squadra che uscì fu il Barcellona, proprio il primo fogliettino fu il Barcellona, il secondo fu la Roma, e io e lui ci guardammo, lui tifosissimo della Lazio, e diciamo che non l'abbiamo presa proprio nel modo migliore. Barcellona-Roma all'andata il 4 aprile, mercoledì 4 aprile al Camp Nou, e poi al ritorno si giocherà chiaramente all'Olimpico martedì 10 aprile. Partiamo dal match d'andata e vi racconto di una Roma che in realtà giocò molto meglio del Barcellona, in particolar modo nel primo tempo. Partì molto aggressiva, alla ricerca subito di un gol, sarebbe stato fondamentale segnare in trasferta. E nel primo quarto d'ora la Roma non solo sfiora il gol, ma meriterebbe un calcio di rigore che non viene fischiato. Ora, io sono tutt'altro che complottista, ma credo che possiamo tranquillamente dire e ritenere un po' severi quei due modi di arbitrare, sia al Camp Nou sia all'Olimpico. In pochi lo ricordano per come andò, però effettivamente anche in quel primo tempo dei dubbi c'erano. E come se non bastasse, il direttore di gara ci si mette di mezzo anche la sfortuna e chiaramente il talento dei Blaugrana. Su invenzione da parte di Messi, che triangola con Don Andrés Iniesta al limite dell'area, si mette in mezzo De Rossi in tackle, in scivolata per intervenire, effettivamente riesce ad anticipare Messi, però entra talmente deciso sul pallone che finisce per metterselo in porta. Nella ripresa, dopo una clamorosissima occasione per Perotti che poteva pareggiare e cambiare la storia di quella partita, arriva il 2-0 ed è un altro autogol, ma stavolta di Manolas. A questo punto cominciamo tutti a pensare: se segniamo un gol è meraviglioso, però abbiamo paura dell'imbarcata, è chiaro. E infatti arriva il 3-0. Ragazzi, stiamo calmi, perché se segni anche un solo gol può cambiare la storia di questo discorso qualificazione. C'è il ritorno, non dimentichiamocelo. Dzeko forse mi ha sentito dal Camp Nou, perché è stato proprio lui a segnare un altro gol pesantissimo che in quel momento non sembra valere tanto ai più. Però c'è anche chi pensa: effettivamente l'abbiamo rimessa in piedi. Ma la partita non è ancora finita, c'è ancora da soffrire. Errore difensivo da parte di Gonalon, che regala a Suarez la palla del poker. E sul 4-1 anche i più ottimisti in quella notte lì cominciano ad avere dei dubbi. È logico, torniamo al discorso che vi facevo prima, è sempre il Barcellona. I primi 90 minuti dei quarti di finale finiscono male, da un punto di vista di risultato, ma non di prestazione. La Roma aveva mostrato i denti al Camp Nou. E allora passa una settimana. Il sabato, quindi qualche giorno prima, in campionato, la Roma ospita alle 18 la Fiorentina e perde 2-0, giocando una partita brutta, effettivamente. E insomma, nessuno, anche in quel momento, riesce ad avere troppa speranza. I discorsi più logici in quel momento sono: ma se giochiamo così contro il Barcellona ce ne fanno altri 4. Ci sta effettivamente come ragionamento, in molti lo pensarono. Poi si arriva a martedì. Prima però di questa immagine c'è una giornata intera che era stata preceduta dalla conferenza stampa di Di Francesco, all'interno della quale aveva caricato i ragazzi e aveva caricato soprattutto il pubblico, lasciando intendere che sì, il Barcellona probabilmente era molto più forte della Roma, però doveva venire a giocare la partita e in quei 90 minuti sarebbe potuto accadere qualcosa di apocalittico. E non vi nascondo che il giorno della partita, anche io andandola a commentare in radio, respiravo un'aria di impresa. Nessuno pensava la vinciamo facile, però nessuno pensava siamo già eliminati. C'era voglia, c'era proprio un'energia intorno allo Stadio Olimpico, intorno alla città, che portava, che dava forza a quella Roma. Si parte.
si parte e in testa ognuno di noi ha un imperativo: segnare subito, perché se così fosse la partita potrebbe davvero cambiare, assumere una fisionomia ben delineata. De Rossi lancia di prima intenzione, un po' come aveva fatto Strootman nell'ottavo di finale, ma in modo ancora più bello, con più classe. Lancia il pallone in verticale, Dzeko si presenta tu per tu con Ter Stegen e riesce ad appoggiare in porta il gol dell'1-0. Siamo buoni, state buoni. Questo era il mio commento. Non è successo nulla. 1-0 va bene, ma non è successo nulla. E questo non è successo nulla cambiava già, vedete, va un po' in contrasto con il la voglio vincere, perché se la vuoi vincere l'1-0 ti basta. Ma l'aria che si respirava quel giorno era diversa. C'era qualcosa in più. Il primo tempo finisce così, ma soprattutto con tanta rabbia da parte dei giocatori in campo e di noi al commento per il direttore di gara. Direttore di gara che si volle rendere protagonista ed entrò proprio nella storia di quella partita in un'occasione nello specifico. Altro pallone verticale per Edin Dzeko che se la porta avanti, entra in area, difende con il fisico su Piqué che lo tiene per la maglia, gli è aggrappato addosso fino a metterlo a sedere, ma l'arbitro non vuole fischiare. Tutti protestano, tutti sono intorno a lui per un calcio di rigore che però non viene fischiato fino a quando fortunatamente non c'è l'intervento dell'arbitro di porta che è lì e a colloquio decide con il direttore di gara di assegnare il penalty ai giallorossi. Era rosso, clamoroso. Poi graziato, perché il rigore lo vuoi sbagliare, ma Piqué che esce dal campo con un'istruzione giusta. Parte con il destro! 2-0 Roma! 2-0 Roma! De Rossi! 58esimo minuto e la Roma è avanti di 2. In questo momento vi confesso che il pensiero lucido sarebbe dovuto essere: va bene, stiamo attenti perché il Barcellona, se segna un gol, va in semifinale. Ma in quel momento i pensieri lucidi cominciavano a scarseggiare. È innegabile, sei avanti 2-0 contro il Barcellona e il risultato perfetto è il 3-0. Ti basta un gol e hai più di mezz'ora, non puoi più non sognare. In quel momento anche il più pessimista, il più negativo, il più razionale comincia a lasciarsi andare. All'Olimpico, ma non solo, a casa sul divano, noi al commento con Roma Crew. Qualsiasi persona, anche tifoso di un'altra squadra, comincia ad appassionarsi a quello che sta vedendo. Perché il calcio, quando regala certe emozioni, non conta più chi c'è in campo. Non conta nulla, conta godersi lo spettacolo. E allora i minuti passano, la Roma comincia a crederci, mette sotto il Barcellona. Ricordo una parata folle di Ter Stegen su un tentativo di El Shaarawy, cross dalla destra di Florenzi, perfetto. Passano ancora i minuti. E quando ne mancano circa 9, la Roma conquista un calcio d'angolo con Gigi Zunder, che solitamente non li batteva, insomma, in quella partita non era lui a doverli battere, però se l'era conquistato proprio sotto la curva sud, era vicino alla bandierina e quindi è lì, lo batte lui. Zunder ha un braccio alzato, probabilmente chiama uno schema, poi parte con il sinistro, angolo che se lo rimmaginiamo al rallentatore viene battuto forte sul primo palo. Dal secondo si vede arrivare come un treno Manolas alla caccia di questo pallone che arriva proprio sul primo palo, stacca impattandolo perfettamente e girandolo sul secondo. Ter Stegen rimane fermo, può soltanto voltare la testa, ma la palla entra in porta. È gol, è 3-0. Va col mancino in mezzo, deviazione, sono tre! Sono tre! Sono tre! Alle 22:21. Questo pallone messo dentro, interessante. Gol! 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 E questa è la fotografia perfetta del momento. L'esultanza liberatoria di chi non si aspettava di diventare l'uomo storia, l'uomo decisivo di quella notte magica, di quella notte che finirà così. Ricordo, noi in radio decidiamo di andare a Trigoria,
perché non sappiamo come festeggiare, insomma. E quindi va bene, proviamoci, andiamo ad aspettare il pullman. Festeggiamo con i tifosi, pullman che poi arriverà circa a l'una di notte. Quindi fu una festa spettacolare, anche perché io avevo il gesso, mi ero rotto un polso qualche giorno prima e sarei dovuto poi andare in ospedale la mattina dopo a sistemarlo, insomma. Fu meraviglioso veramente, io non ho aggettivi per quella notte lì, perché fu un'emozione, è un'emozione ancora troppo grande dentro di me e dentro chiunque l'abbia vissuta. E la mattina dopo i giornali erano questi, e io ho ancora il giornale, il Romanista. Io sono della Roma, ma chiunque era della Roma quella sera, questo lo tengo per ricordo. Ricordo bellissimo, che però fu anche l'ultimo troppo bello di quella Champions, perché la Roma è in semifinale per la prima volta da quando si chiama Champions League, per la seconda volta nella storia, quando vinse nella doppia sfida con il Dundee e poi perse però quella finale che conosciamo tutti contro il Liverpool ai calci di rigore proprio allo Stadio Olimpico, in una notte catastrofica dal punto di vista sportivo. E fu ancora Liverpool dopo 34 anni. Come è andata lo sappiamo tutti, con la Roma che per una serie di motivi arrivò ad un passo dalla finale, ad un passo dalla gloria, come spesso accaduto nella sua storia. Quella però verrà ricordata da tutti non come l'ennesima occasione persa, ma come la squadra affamata e ribelle in grado di far innamorare un paese intero.